Buonasera a tutti i nostri web ascoltatori, a tutti quelli che ci ascoltano da internet, a quelli che ci ascolteranno poi dopo offline, come si dice in gergo tecnico, dal nostro canale YouTube. Siamo su Liberi.tv e stasera riprendiamo una trasmissione che mancava da molte settimane, che è Liberi al Pub. È una chiacchierata diciamo un po' particolare, che ha delle regole che adesso spiegheremo ai nostri ospiti. Il titolo della trasmissione di stasera è Democrazia all'interno dei partiti, dal matrimonio gay alla linea politica da seguire, per cui un argomento diciamo abbastanza impegnativo. I nostri ospiti sono Enrico Fusco, responsabile diritti, cittadinanza e immigrazione della segreteria Pugliese PD. Ma io mi vedo però. Ecco, quindi ecco, questa diretta, voi non avete sentito alcune parole che mi sono arrivate perché le ascolto soltanto io, sembrava che non andasse, ma dal monitor vedo che la trasmissione sta andando avanti, per cui diciamo i nostri ospiti. Allora, Enrico Fusco, responsabile diritti, cittadinanza e immigrazione della segreteria pugliese del PD. Buonasera e benvenuto Enrico. Buonasera a voi. Grazie. Claudia Sterzi della Giunta di Radicali Italiani, ma Claudia Sterzi è un abituè della nostra web TV perché conduce fin dall'inizio, insomma, la leggera euforia, che è la trasmissione che di solito ogni venerdì chiude la nostra trasmissione, ma stasera, se non sbaglio, non ci sarà. E poi abbiamo Riccardo Cristiano del direttivo dell'Associazione Radicali Certi Ritter. Era stata annunciata la presenza di Sergio Rovasio, che è fondatore e membro di giunta dell'Associazione Radicale Certi Ritti, però purtroppo per problemi tecnici, sempre facendo un bel ringraziamento alla Telecom e a tutti i gestori telefonici che ci fanno pagare un sacco di soldi per la banda larga, ma non c'è nella banda tanto meno larga, e quindi Sergio purtroppo stasera non potrà esserci. Allora, io vado subito al cuore della discussione. Il tema stasera, cioè Liberal Pub, funziona in questo modo: faremo più o meno 3-4 giri da 5 minuti l'uno. Il compito mio sarà quello di fare un po' da tappezzeria, nel senso che condurrò i tempi e i minuti. Questa qui è una discussione che si svolgerà a 3, per cui vi darò 5 minuti ciascuno per discutere. Faremo più giri proprio su questi argomenti: democrazia all'interno dei partiti, partendo dal matrimonio gay alla linea politica da seguire, perché ce ne sono tantissime novità in questi giorni, vale a dire le dichiarazioni di Bindi. Oggi ci sono state sul matrimonio gay le carinerie di Pier Ferdinando Casini, che non fa mai mancare le sue riflessioni a questo dibattito e a questa discussione. Per cui da chi vogliamo partire? Chi si vuole fare avanti per incominciare a discutere? Enrico, Claudio oppure Riccardo? Ma diciamo che io sono ospite, quindi cedo volentieri la parola a chi è più abituato a queste trasmissioni, così mi ambiento un attimo e poi sarò prontissimo. Fantastico, allora do la parola immediatamente a Claudia. Claudia, parti te, i primi 5 minuti per incominciare a discutere. Fra l'altro anche nei radicali italiani c'è diciamo un po' di dibattito sulla democrazia all'interno del partito, non che non ce ne sia o ce ne manchi i radicali italiani, però qualche problema insomma c'è del malcontento che sta peggio. Sì, subito. Quindi Claudia, cosa ci racconti su questo tema? Democrazia. Dunque, su questo tema, a quanto ho capito gli argomenti sono tanti, perché partiamo dalla democrazia interna, cerco di fare 2 minuti su quella e poi 2 minuti anche sul discorso del matrimonio gay, che è un po' il motivo per cui c'è stata poi la discussione all'interno del PD, molto alla riunione, quella della scorsa, quella ultima che c'è stata. E su questo, sulla democrazia interna, io ti dirò, io dal mio punto di vista sono anche molto soddisfatta, perché comunque, vedendo gli altri partiti, devo dire che nel mio, che è il Partito Radicale, noto che comunque ce n'è più che negli altri, e questo non è poco, a cominciare dal famoso congresso degli iscritti, dove non abbiamo delegati ma abbiamo gli iscritti che votano direttamente, ma anche su tante scelte comunque viene sentita anche la voce dei militanti. Certamente non è perfetto, ovviamente ci sono anche lì tanti difetti, alcuni già emendati, come per esempio era il discorso delle liste bloccate, che noi abbiamo eletto i nostri organi dirigenti fino a 2 anni fa con delle liste bloccate, con tutti i problemi delle liste bloccate, per cui uno praticamente non era messo in lista ed eletto dal congresso, ma era messo in lista da qualcuno che ce lo metteva, e di conseguenza era lui che doveva rendere conto e non i congressisti. Questo l'abbiamo risolto 2 anni fa,
con una legge elettorale congressuale diversa che non ha fatto contento nessuno, però comunque se non altro è una legge elettorale nella quale la persona si presenta, si autocandida e poi raccoglie voti sulla sua persona senza liste, e quindi già è stato un ulteriore passo avanti, diciamo, come democrazia interna. Poi i problemi che si sono creati sono un'infinità. All'interno dei radicali italiani, per esempio, abbiamo avuto dei problemi con delle associazioni che, per esempio, qualcuna non aveva i criteri che doveva avere e quindi è stata, diciamo, espulsa, tra virgolette, perché non aveva i criteri. Mentre, per esempio, ci sono state anche associazioni che non hanno digerito, diciamo. L'esempio più chiaro è quello di Genova, di Marco Belelli, che non ha per niente digerito il fatto di non essere più ammesso per le associazioni e invece ne ha fatto motivo di polemica, con alcune ragioni, con alcuni torti. Forse comunque ancora la cosa è viva e non è assolutamente, assolutamente risolta. Un altro elemento di democrazia, o almeno io lo considero di democrazia, che c'è al nostro interno radicale è che non ci sono i propri vivi, cioè non esiste il meccanismo dell'espulsione. L'unica diciamo condizione è di pagare la tessera, e per le associazioni naturalmente di essere in regola con alcuni criteri, fra i quali spesso, per esempio, c'è scritto segretario e tesoriere ai radicali italiani. Io parlo di associazioni che sono sia telematiche che locali, e sono i tre tipi di associazioni che confluiscono i radicali italiani, che a sua volta confluisce poi come membro fondatore federato nel Partito Radicale Transnazionale, una struttura un po' così ramificata, per cui il Partito Radicale Transnazionale sta al centro, ha sette soggetti che lo compongono, che si federano nel comporlo, e poi a sua volta questi soggetti, per esempio i radicali italiani alle associazioni, e non so, l'associazione Coscioni alle cellule Coscioni, cioè poi ognuno stabilisce un po' come suddividere anche il lavoro, sia per tematiche che per territorio. Non so certi diritti come è organizzato, ma magari poi Riccardo ce lo potrà dire meglio. E quindi dal punto di vista della democrazia interna sicuramente dei difetti ci sono, e comunque vengono discussi, cioè se non altro c'è da dire che questi problemi, quando ci sono, vengono discussi pubblicamente attraverso mailing list, attraverso dibattiti al comitati, per cui comunque in ogni caso c'è, diciamo, trasparenza e pubblicità ai conflitti eventuali sulla democrazia proprio, sulle candidature. Ci sono continuamente discussioni sul fatto che le candidature vengono dall'alto in caso di elezioni, però sono tutte cose che vengono dette proprio in diretta, spesso anche in radio, perché i comitati vanno tutti in diretta sul radio radicale, le direzioni vanno tutte in diretta sulla radio, cioè c'è una serie di elementi positivi. Poi ci sono anche riunioni che non vanno in diretta, e quello è un elemento dal punto di vista della democrazia, la trasparenza forse è un po' negativo, però comunque la maggior parte, o almeno le riunioni istituzionali di direzione, di giunta, di consiglio generale, eccetera, vengono tutte trasmesse in diretta, e questo è un altro elemento che comunque ci fa più democratici di molti altri partiti. Io non so quanti minuti ho fatto, però rispetto al matrimonio, allora faccio velocemente una piccola introduzione al mio pensiero sul matrimonio gay, molto velocemente, e poi vi lascio la parola. Sul matrimonio gay io ho un'esperienza, io vengo dagli anni 70, pari pari, per cui non mi sono mai sposata, non ci ho nemmeno pensato. Per me e anche per il mio ex compagno, per il compagno mio di allora, era assolutamente una cosa impensabile di sposarsi, perché comunque vivevamo una stagione di rottura degli schemi, di rottura di una certe cose che allora erano molto pesanti, l'obbligo di sposarsi, e allora non era così comune, perché io mi ricordo andai a stare nel 1982, 81-82 in provincia di Arezzo, e lì i miei figli, i nostri figli, erano gli unici bambini in tutta la scuola a essere figli di genitori non sposati e non battezzati, e questo ha creato dei problemi chiaramente piuttosto più a loro che a me, perché io ero ben convinta di quello che facevo, a loro li ha creati. Per cui diciamo che da questo punto di vista non ho mai capito la motivazione per cui si voleva il matrimonio. Poi, per carità, ognuno è libero di sposarsi dove vuole, in chiesa, col rituale buddista, col rituale rom, cioè per me tutti possono fare come vogliono, però non avevo mai capito per bene questo discorso del volere il matrimonio. Poi mi sono trovata nel 2003, e noi, io con il mio compagno di allora, che era anche il padre dei miei figli, si coltivava marijuana da anni, da 20 anni, nella nostra casa in campagna, ci siamo trovati i carabinieri e lui l'hanno portato via per queste piante, ha fatto due notti in carcere, e io sono andata di corsa all'avvocato per cercare di tirarlo fuori. E questo avvocato mi ha detto che io non potevo né firmare il mandato per lui avvocato, né chiedere gli arresti domiciliari presso di me, in quanto io non ero congiunta, che mi è sembrata una cosa assurda, perché gli ho detto io mi ci congiungo, voglio dire, non dico tutte le sere, ma quasi, cioè il discorso è che non sono congiunti insieme. E lì ho capito che il discorso, però ecco,
mi interesserebbe il diritto per le coppie di fatto, per qualunque sesso, genere, ma anche numero, non solo coppie, cioè per qualunque unione di persone, sarebbe giusto che poi uno potesse firmare un mandato per un avvocato, chiedere gli arresti domiciliari, andare a visitare in ospedale, cioè tutte le varie cose che competono alle coppie dovrebbero essere estese anche a tutti gli altri patti da persone. E questo lo ritengo bene, Claudia. Sul diritto al matrimonio, per me non è molto importante, però ognuno poi si regola un po' come crede. Bene, grazie. Allora, guarda, proprio agganciandoci a questa tua ultima riflessione, do la parola a Riccardo, così Enrico ha il tempo ancora di ambientarsi e gli cederemo subito la parola. Riccardo, a te la parola sul matrimonio gay e se poi vuoi aggiungere anche qualcosa sulla democrazia nei partiti. Beh, io ringrazio Claudio perché mi ha dato il là sulla questione dell'assistenza in ospedale, che il più delle volte sembra una cosa scontata, ma ho assistito personalmente di recente al parere, diciamo, di un medico che alla richiesta di informazioni inerenti una paziente che purtroppo versava in condizioni critiche in ospedale, di una persona che non era strettamente parente, è stato risposto chiaramente che non essendo un parente diretto non poteva dare notizie. Questo la dice lunga su quello che è importante per quanto riguarda la battaglia del matrimonio. Poi, se abbiamo sentito le ultime dichiarazioni di Casini, Casini dice una cosa che per me è eclatante, definisce le nozze gay incivili. Ma cosa c'è secondo me di più civile del riconoscere dei diritti che sono diritti universali, quindi estendere la battaglia del matrimonio? Si tratta di una battaglia di estensione dei diritti, non dell'aggiunta o della creazione di nuovi status, ma crea proprio la disuguaglianza, questa distinzione tra matrimoni eterosessuali e matrimoni omosessuali. Noi vogliamo, come Associazione Radicale Certi Diritti, la cancellazione di questo dogma che è il matrimonio civile, solo ed esclusivamente civile. Parliamo di matrimonio civile, non di matrimonio religioso. Quindi tutte quelle persone, come per esempio la signora Rosi Bindi, l'onorevole Rosi Bindi, che definisce incostituzionale il matrimonio tra persone dello stesso sesso, dovrebbe un attimo pensare a quello che dice, perché costituzionale significa proprio che è attinente alla Costituzione. La Costituzione parla espressamente di eliminare quelle barriere, di eliminare quelle situazioni, diciamo, di fatto, che purtroppo vincolano due persone dinanzi alla legge e non danno la possibilità nemmeno di esistere queste persone dinanzi alla legge. Pensate ad esempio, io lo dico alle persone che ci stanno ascoltando, situazioni di reale proibizionismo. Claudia è l'esempio lampante del proibizionismo in Italia, perché non c'è la possibilità della coltivazione stessa della marijuana per uso personale, ed è la stessa questione di proibizionismo che avviene in Italia per quanto riguarda il matrimonio delle persone dello stesso sesso. Viviamo da sempre, infatti in una delle dei vari congressi del Partito Radicale si è parlato proprio di lanciare la campagna dell'antiproibizionismo, perché l'antiproibizionismo in sé è una battaglia fondamentale. Pensiamoci un attimo a che periodo viviamo in Italia. Viviamo in un periodo molto particolare in cui i diritti fondamentali vengono calpestati, addirittura il diritto di manifestare viene calpestato. Per cui io dico che una delle battaglie fondamentali di laicità veramente dello Stato è quella del matrimonio, ma allo stesso tempo anche quella dell'antiproibizionismo. Sono due battaglie che sono legate come due anelli. Poi parliamo di matrimonio civile. L'antiproibizionismo e il matrimonio tra persone dello stesso sesso sono due battaglie legate, perché comunque sono sempre battaglie di laicità e di legalità, secondo me. Pensate un attimo alle distinzioni che vengono fatte dinanzi alla legge di persone che comunque votano, dovrebbero votare, vengono quindi considerate elettori. Alla fine, quando devono decidere di sposarsi, e questa è una certa, non possono farlo perché dinanzi alla legge non esistono. Quindi sono dei fantasmi giuridici, e noi come Associazione Certi Diritti cerchiamo proprio di eliminare queste situazioni che sono incostituzionali. E quindi un Casini che mi viene a dire che è incostituzionale, è incivile la nozze gay, sinceramente lascia il tempo che trova. Io da radicale dico che anzi lasciare la libertà di scelta, sia per il fine vita che per la questione delle droghe leggere, che per la questione del matrimonio, è una questione
di libertà, di appunto libertà personale. Quindi non posso pensare che un governo possa dirmi e sindacarmi su cosa secondo lui è giusto o moralmente giusto, perché qua si parla di morale e non si parla certamente di diritti. Cioè, quello che è la morale, pensate addirittura dalle dichiarazioni fatte da Rosi Bindi nel 2007, che diceva che avrebbe preferito, per quanto riguardava l'affidamento alle coppie gay di bambini, diceva che avrebbe preferito che i bambini africani rimanessero in Africa piuttosto che crescere con due uomini. Quindi questa è una questione semplicemente ideologica, come tante questioni ideologiche vengono fatte per il fine vita, come vengono fatte per tante battaglie radicali. E a questo punto io termino qua, perché avrei tanto da dire, ma preferisco passare la parola a Enrico Fusco, che sicuramente si è fatto un'idea un po' questa sera dove è capitato. Bene Riccardo, grazie, sei rimasto proprio nei tempi perfetti, 5 minuti. Quando si parla, a sproposito, che il matrimonio fra le persone dello stesso sesso, diciamo, cozza con la Costituzione, a me viene da dire, beh, allora cambiamola questa Costituzione, che problema c'è? Fra l'altro oggi sono uscite anche delle dichiarazioni di Giovanardi, forse qualcuno ce lo accennerà in chat, anzi qualcuno che ci sta ascoltando la sollecito a dirci che cosa le carinerie di Giovanardi, che si sono aggiunte chiaramente a quelle di Casini, che di solito su questo argomento vanno di pari passo. Chi è detto Giovanardi? Perché è sfuggito, diciamo. Giovanardi, beh, adesso vediamo se ce lo scrive Silvana, che evidentemente ha seguito queste cose, ma io non le ho ancora captate. Non appena usciranno qui in chat te li dirò, così poi dopo avremo l'opportunità di fare un commento. Anzi, approfitto per dire, chi ha delle domande da fare, c'è la chat a disposizione, io la sto seguendo su un altro monitor, quindi se ogni tanto mi vedete, diciamo, estranearmi un po' dal video è per questa ragione. Enrico, penso che adesso ti sei ambientato, quindi che aria tira nel PD su questo argomento in tema di democrazia all'interno dei partiti e sul matrimonio gay? A parte il fatto che prima scherzavo, io ho un passato radicale e quindi, per dire, so bene dove stavo e dove andavo a capitare, quindi non ho paura, perché non rinnego il mio passato. Io nel Partito Democratico ci sono da libertario, perché purtroppo il mio carattere è questo, la mamma mi ha fatto così e il papà pure, quindi non posso fare a meno di essere me stesso anche nel PD, dove devo dire la mia è una posizione ideologica, se vogliamo, non propriamente maggioritaria, ma le sfide mi piacciono e l'ho abbracciata. Democrazia del partito, io credo che l'esempio che abbiamo dato l'altro giorno dimostri che in effetti nel nostro partito la democrazia c'è. Ci sono dei luoghi dove si può discutere, ci sono dei luoghi dove vengono eletti dei delegati, perché da noi funziona ancora il principio della elezione del delegato. Bersani è stato eletto da 3 milioni di persone con delle primarie aperte. Penso che sia un bel esercizio di democrazia. Di certo è un partito nuovo, tra virgolette, quantomeno anagraficamente, per cui ci sono delle cose da sistemare. Però penso che il nostro sia uno, forse l'unico, i radicali anche, però il nostro è, diciamo, un grande partito dove è possibile, dove ci sono ancora dei luoghi dove si può discutere, dove ci si può dire le cose nei denti. Ovviamente, essendo stato l'ultimo congresso, un congresso basato sulle tessere, ci sono stati dei problemi, ovviamente, perché la tessera, si sa, nonostante i regolamenti, le tessere poi arrivano a pacchetto sulla scrivania di qualcuno, e questo poi espone a delle altre difficoltà, perché non sono controllabili, non si sa chi sono gli iscritti, o quantomeno gli iscritti molte volte non sanno di esserlo. Ci stiamo lavorando, abbiamo delle commissioni di garanzia che funzionano. Certo che il deliberato poi delle commissioni di garanzia non è cogente, nel senso che i vari segretari a tutti i livelli a volte le ascoltano, a volte no, ma, come dire, ci stiamo sicuramente lavorando. Dicevo, abbiamo dato anche involontariamente, per quanto mi riguarda, perché io poi mi sono trovato a discutere animatamente verso il documento che Rosi Bindi voleva imporre al partito, abbiamo dato dimostrazione di come in quegli organismi in effetti la discussione è possibile, sebbene sia difficile far ingoiare a chi si riempie la bocca da tanto tempo di democrazia, ma poi nella pratica è abbastanza messa male. Dicevo, viene difficile far sì che queste persone rispettino gli statuti che loro stessi hanno contribuito
a scrivere. Vedere la faccia di Rosy Bindi durante il mio intervento non apprezzo, per tutto il resto c'è Mastercard, però ok, nonostante le difficoltà iniziamo a riuscire a discutere. E il fatto che sia stato proprio sotto gli occhi di tutti il livello di dibattito, anche molto aspro, è garanzia quantomeno di trasparenza, almeno traspare ciò che si vede. Poi ovviamente ciò che viene dietro le quinte nelle commissioni, che sono per lo più riservate, viene lasciato molte volte all'immaginazione. Però io, come dire, sono moderatamente soddisfatto del livello di democrazia che stiamo arrivando ad avere, perché altrimenti io, che sono uno sfigato qualunque, che non ho nessun padrino, che sono stato eletto da chi mi ha mandato lì all'Assemblea Nazionale, anch'io sono stato eletto nelle primarie aperte che hanno eletto poi Bersani, sono stato eletto certo in un listino bloccato, ma tant'è. Dicevo, se non fosse così io non avrei potuto prendere la parola ed esprimere liberamente il mio pensiero nei confronti di una signora che dovrebbe andare a studiare democrazia e diritti civili prima di voler imporre una visione al resto del mondo. C'è da dire peraltro che la signora Bindi ha scatenato la mia reazione con il suo esercizio da zarina delle prerogative di presidente del partito e di presidente della commissione diritti civili, perché la signora Bindi ha travisato, o meglio ha stracciato, un accordo che era stato faticosamente raggiunto, perché su quel documento che doveva essere un po' la summa massima del pensiero del Partito Democratico sui diritti civili e sui cosiddetti sulle cosiddette questioni etiche, la signora Bindi non aveva accettato alcun confronto, non aveva accettato emendamenti a quel documento. Faticosamente raggiunta la mediazione, lei è arrivata nella sala principale dove si teneva l'assemblea e ha di fatto stracciato l'accordo. Quando io mi sono accorto che stava facendo a proprio uso e consumo dei poteri che lo statuto attribuisce al presidente del partito, io ho acceso lo special e mi sono trovato sul palco, onestamente senza alcuna preparazione prima. Quanto tempo mi sono giocato? Esattamente 5 minuti. Va bene, sui diritti, sul matrimonio, quindi parlerò dopo. Sì, va bene, ok, d'accordo. No, ma puoi intervenire, sei il nostro ospite, per cui siamo okay, larghi con i tempi. Io ovviamente sono a favore del matrimonio civile per le persone omosessuali, perché è un fatto di libertà, rispetto, di uguaglianza, lo ha detto Riccardo. Io sono assolutamente a favore del matrimonio civile, però mi piace fare politica per risolvere i problemi, non per fare una battaglia di testimonianza. Vorrei fare anch'io, come dice Nichi Vendola, come dice il novello paladino dei diritti civili Di Pietro, siamo per il matrimonio, ma purtroppo, e lo diceva Togliatti, credo, io non sono mai stato comunista, però alcuni insegnamenti li ho imparati. La politica si fa con i numeri, e allora, vivendo in un paese strano come quello nostro, e volendo io risolvere il mio problema, essendo io omosessuale, il problema delle persone omosessuali che come me non hanno la possibilità di lasciare in eredità le proprie mutande al proprio compagno, sono disposto a qualunque cosa purché il problema venga risolto. Quindi, se si paventa l'introduzione di un istituto giuridico diverso dal matrimonio, la Corte Costituzionale ha recentemente detto: o si cambia la Costituzione, visione ristretta, ok, ma questa è al momento la Corte Costituzionale italiana, o si cambia la Costituzione o si introduce uno strumento giuridico alternativo. Per me è importante che la parità vera sia garantita, e quindi per me possono chiamarlo anche Marisa, non mi sto a occupare delle questioni terminologiche. Io voglio risolvere il problema, e se il Partito Democratico, che è il partito, piaccia o non piaccia, di maggioranza relativa in questo paese, si fa carico della questione dei diritti civili, dei diritti e delle questioni etiche, sarà per risolverli questi problemi. Allora ben venga una mediazione alta come quella della Civil Partnership o la Lebenspartnerschaft tedesca, o quella che c'era e c'è ancora comunque in Olanda, nei paesi scandinavi, piuttosto che il nulla. Io sono assolutamente favorevole, perché noi dobbiamo risolvere il problema di chi questi diritti non ce li ha, combattendo anche verso la ristrettezza mentale di gente come Casini, lo avete nominato voi, ma Giovanardi, voglio dire, ogni volta che fa sembra
che intervenga solo quando si parla di questioni di omosessuali, ha una fissazione. Io non vorrei ricorrere al pensiero freudiano, però dico. Scusa Enrico, visto che hai citato Giovanardi, siccome ho recuperato la sua dichiarazione, la carineria di oggi di Giovanardi sui gay è che secondo lui nell'esercito devono dormire in camere separate. Vabbè, vecchia. Giovanardi c'ha la fissa, evidentemente ha un problema, ha un desiderio inespresso, o un desiderio inespresso che qualcuno dovrebbe aiutare a soddisfarlo, oppure ci sono delle altre delle tare psicologiche dell'onorevole Giovanardi, perché non è possibile che ogni volta che apra bocca lo faccia per intervenire su questioni che peraltro non lo riguardano, non essendo egli, almeno così pare, omosessuale. È una questione di civiltà. L'Unione Europea, credo dal 96, invita i Paesi membri ad introdurre leggi che sanzionino comportamenti e i discorsi che istigano all'odio anche di leader politici e religiosi. Evidentemente, è evidente che questa gente, che è davvero incivile, perché in questo discorso l'unico incivile è Casini, evidentemente, è altrettanto evidente che non abbiano alcun interesse a rendere questo paese più civile. Io ricordo che Buttiglione è stato il primo firmatario per due volte di una questione pregiudiziale di costituzionalità sulla legge contro l'omofobia. E allora la cosa che io dirò appena vedrò il mio segretario Bersani è ok, va bene, facciamo una trattativa, che però sia chiaro che sulla trattativa già faticosamente raggiunta con la signora Bindi non sono ammesse altri sconti, cioè al di sotto di quel livello di civiltà accettabile che abbiamo raggiunto nella nostra ultima assemblea, io non sono disposto ad andare, ma sono gli elettori che non sono disposti ad andare al di sotto di uno standard europeo di civiltà. Bene, grazie Enrico. Allora passiamo di nuovo a Claudia, ricordiamo per chi ci ascolterà sul nostro canale YouTube e per i web ascoltatori di Liberi.tv che Claudia Sterzi è componente della giunta di Radicali Italiani, per cui abbiamo il secondo giro, a te la parola Claudia. Sì, guarda, su Giovanardi devo dire che non è la sua unica ossessione, te lo dico io perché lo seguo da anni, la sua ossessione principale sono le droghe e in particolar modo la cannabis è l'ossessione principale di Giovanardi. Poi vengono gli omosessuali, poi viene la sperimentazione animale della quale lui è un fautore accanito, non solo, ma anche, devo dire, altri interessi sui quali spesso pontifica, in particolare c'è Ustica, la sua versione dei fatti di Ustica e la sua versione dei fatti di Vignano, del famoso asilo degli orrori di Vignano. Per dire che è una vasta gamma quella che Giovanardi, sulla quale Giovanardi parla, non c'è soltanto l'omosessualità, purtroppo parla su tantissime altre cose. Rispetto al discorso del matrimonio gay, io non lo so, ora non ho sott'occhio la Costituzione, però l'ho guardata alcune volte cercando appunto dov'è, ma mi sembra che in Costituzione non ci sia affatto stabilito in parole chiare che debbano essere persone di un sesso diverso, per cui mi sembra che il problema non mi sembra che si ponga, almeno dal punto di vista della Costituzione. Rispetto poi al discorso del matrimonio ancora, non lo so, a me piacevano moltissimo i PAC, o cosiddetti PAC, si chiamano pure Marisa, Mario, chiaramente non è importante il nome, perché aprivano anche a più persone, perché poi dopo che siamo arrivati al matrimonio omosessuale bisognerà anche pensare, perché verrà fuori prima o poi, anche a chi si vuole consorziare in qualche modo, in tre, in quattro, e potrebbero essere anche persone che poi a letto insieme neanche ci vanno, o ci vanno, comunque sono affari loro, perché non è che poi lo Stato deve andare a vedere se hai rapporti sessuali e quello configura il patto tra persone per le quali poi ti puoi lasciare dei beni, penso, non so, a persone che si possono mettere insieme magari in dei periodi di vita, per cui possono fare una vita comune e desiderare poi di potersi assistere in ospedale pur non essendo né amanti né sposati, cioè c'è una serie di cose che restano fuori dal matrimonio a due e che forse poi un giorno verranno sollevate e di fronte alle quali il matrimonio potrebbe risultare magari qualcosa di limitato. Poi rispetto alla democrazia interna, una lancia la devo spezzare a favore di Enrico, perché devo dire che, e questo lo dico io per prima, anche se lui non l'ha detto, che è chiaro che il nostro congresso è il congresso degli iscritti, perché siamo 1500, perché se noi fossimo quanti sono gli iscritti del PD, che non so quanti sono, ma saranno certamente di più, ovviamente il congresso degli iscritti sarebbe... Ho già sentito 600.000. Ecco, appunto, 600.000 persone, non le chiami al congresso e per forza di cose devi stabilire dei criteri per cui devi eleggere delle persone che poi vanno al congresso a eleggere i dirigenti,
a meno che tu non faccia non un congresso, ma delle elezioni. Comunque è un problema ben diverso avere 600.000 iscritti e 1.500, e questo sicuramente. Però io devo dire che mi trovavo anche tanto meglio al momento della rosa nel pugno. Perché? Perché rispetto adesso che siamo insieme al PD, eletti le liste del PD, perché già nei punti di Fruggi, che furono i fondanti della rosa nel pugno, già andava da sé proprio sia il discorso dei diritti degli omosessuali, sia il discorso della legalizzazione delle droghe. E ricordo che non si parla soltanto di droghe leggere, ma di tutte le droghe, perché l'antiproibizionismo è la legalizzazione di tutte le droghe. E quindi mi trovavo molto meglio, perché comunque era un'aggregazione laica che era fatta tutta completamente di forze che su alcuni punti comunque erano pienamente concordi con noi, mentre sinceramente nel PD ho a volte difficoltà a pensare di esserlo, ho avuto difficoltà a votarlo per eleggere i miei candidati radicali, un po' perché il PD ci ha sempre rifiutato in tanti modi e anche al momento dell'accordo ultimo ci ha posto dei limiti piuttosto grossi, che sono suonati un po' come un ricatto da un certo punto di vista, al quale noi abbiamo dovuto aderire, perché anch'io ho votato pro, per carità. Poi a un certo punto non si poteva fare diversamente, o sembrava di non poter fare diversamente. E quindi un po' le mie ritrosie erano dovute al fatto proprio che da parte del PD c'era sempre stata una certa avversione nei nostri confronti, ma un po' anche perché appunto il PD al suo interno accetta persone che assolutamente, con le quali io assolutamente politicamente non ho niente a che spartire. Appunto, se devo cominciare già all'interno della mia coalizione a discutere su delle cose che per me sono proprio scontate, come per esempio la battaglia per la legalizzazione delle droghe, l'antiproibizionismo sull'omosessualità, sul sesso, sulla prostituzione, cioè su tutto, sulla ricerca scientifica, cioè sull'antiproibizionismo, come diceva Riccardo, come principio di fondo, come strategia non violenta di governo delle cose opposta al proibizionismo, come strategia autoritaria, se si deve cominciare a discuterne anche all'interno, i passi da fare cominciano ad essere tanti, perché già ci sono gli avversari esterni che sono tanti e molto forti, come vediamo con Giovanardi, Serpelloni, eccetera, eccetera. Se poi anche all'interno della mia stessa coalizione, diciamo, non partito, bisogna cominciare a discutere di questi argomenti, per me è una bella difficoltà, e ho avuto difficoltà anche a votare poi, perché per votare, essendo chiaramente a lista bloccata della legge elettorale, per votare i miei candidati ho dovuto votare capolista, e con alcuni di questi io sinceramente non sentivo di avere niente a che spartire, specialmente per il Senato in Toscana, dove comunque il PD, devo dire che tradizionalmente, non il PD ma tutto quello che è venuto prima, ha dato il peggio di sé. La Toscana è governata da 60 anni, e Firenze, il comune di Firenze e la regione Toscana sono governate da 60 anni dalle forze della sinistra e del centro-sinistra. Naturalmente qualunque forza che avesse governato per 60 anni di seguito senza ricambio sarebbe poi degenerata, quanto è degenerata la sinistra toscana, nel senso che è una specie di feudo dove non riesci, le partecipate, tutto quanto bloccato in mano a loro, e non riesci né a lavorare né a esprimerti se non sei dalla loro parte. C'è un sacco di difetti che vengono da questa mancanza di ricambio d'élite. Magari poi anche un'altra forza politica. 60 anni, è chiaro che se non c'è ricambio, non c'è opposizione, ovviamente poi degenera in mancanza di democrazia completa. E quindi comunque ho fatto una certa fatica a votare il PD, e in particolare, certo, il discorso che nel PD ci sia Rosy Bindi o ci sia Rabinetti o altri che non mi vengono adesso in mente, che però. Chiedo scusa, Labinetti, grazie a Dio se n'è andata con Casini da mo', quindi diciamo. Ah, ok, scusami, ho sbagliato. Infatti non trovo i nomi, però sono Grazie a sicuro cielo ha che aperto la strada. Io mi auguro sarebbe. che altri ancora cocciuti come lei la seguano, come dire, ciliccio o no? Ok. Va Claudia, ho bene, Riccardo, va una bene? domanda che viene dalla chat. Una domanda rivolta a tutti. La rivolge Don Volpi che dice: dopo le dichiarazioni di Bindi e Casini, pensate ci siano prove tecniche di democrazia cristiana? Sì, io rispondo subito così finisco il mio intervento. Io Sì. penso che la democrazia cristiana non è mai morta in Italia, io l'ho vissuta sulla mia pelle quando ero ragazza. Ho visto cos'era e devo dire che non è mai morta, la ritroviamo continuamente. Io, per esempio, un democratico cristiano lo individuo chiaramente nel sindaco attuale di Firenze, Matteo Renzi, che non per nulla ha fatto la tesi di laurea sulla pira. Questo vuol dire tanto a Firenze, aver fatto la tesi di laurea sulla pira, e mi sembra che sia nei metodi, sia nel merito, sia proprio un esempio di come poi, col nome di nuovo,
dietro poi c'è la solita vecchia storia di Democrazia Cristiana. Bene, io Riccardo, penso che... poi... Guarda, Sì. vai Enrico, se vuoi dire tu vai, tranquillo. Grazie Riccardo. No, penso che Renzi è una creatura di Rutelli, no? Cioè, voglio dire, non lo scopro io, almeno questo è quello che ho sentito dire, ma non mi voglio beccare una querela, però si dice che sia stato Rutelli a inventarselo, credo, prima come consigliere provinciale. Sai cosa? Io nella mia attività qui in Puglia ho ovviamente quotidiana frequentazione con tanti post-democristiani. Devo dire, e lo dico proprio senza tema di smentita, che non sono tutti come Bindi o come non so chi altro, mi sfuggono i nomi in questo momento. Io, vabbè, Casini, io lo ricordo come portavoce di Forlani, no? Il giovane Casini, non so quanti anni è che sta sulla breccia, anche per lui sarebbe arrivato il tempo che si cerchi un altro lavoro, credo, perché. No, come tutti quelli che nel mio partito sono lì da più di 3 mandati. Io ricordo, il mio partito ha nello statuto la norma che fissa a 3, massimo numero 3 mandati, salvo eccezioni, purtroppo, perché l'Italia è il paese delle eccezioni. Però dicevo, io conosco tanti democristiani che sulle unioni civili, sul fine vita, sulle cellule staminali, su tutto ciò che fa mancare il sonno a gente come Bindi, Casini, Giovanardi e quant'altri, hanno un approccio laico, non dico libertario perché mi sembrerebbe eccessivo, però sono davvero persone che non portano il loro credo politico, il credo religioso in politica. In realtà credo che la religione in queste cose c'entri molto poco, c'entri soprattutto il potere. Nel mio partito, credo, c'è in atto uno scontro tra le varie anime post-democristiane, quella che fa capo a Bindi, quella che fa capo a Fioroni, quella che fa capo a Letta, a chi è più forte e chi deve portare più alto il vessillo dei presunti valori cattolici. Ma è una questione che con i valori non ha nulla a che vedere, ha soltanto a che vedere con il piazzamento e con il potere che queste persone poi gestiscono attraverso il loro mostrarsi cattolici. Io sono stato battezzato, non ho mai fatto l'azione di sbattezzo e per cui sono cattolico in teoria anch'io. Penso che la Democrazia Cristiana esista, esista sempre. Cambiata oggi, ce n'è una buona e una cattiva. Io credo che i catto accattoni, come li chiamo io, sono altra cosa rispetto alle persone per bene, ai politici per bene, laicamente ispirati, sono tanti, grazie a Dio, non sono quanti, non sono soltanto Rosi Bindi, sono persone diverse, che la pensano in modo diverso, che appoggiano le nostre battaglie di libertà e di civiltà. La democrazia cristiana fa parte purtroppo del DNA del nostro paese. Sarà difficile che ce ne liberiamo per alcuni versi, per certi altri è bene che ci sia liberata dai condizionamenti vaticani. Rosi Bindi è una che probabilmente si va a cercare il permesso per esistere attraverso queste azioni che, come dire, io contesto, gliel'ho fatto apertamente, lo farò sempre fino a quando mi lasceranno parlare. Bene Enrico, Riccardo, ci vuoi un po' raccontare perché tu stasera sostituisci un po' Sergio Orvasio è, diciamo, fra i fondatori dell'Associazione Radicale Certi Riti e l'Associazione Radicale Certi Riti nella sua azione politica ha portato attraverso la via giudiziaria è arrivata alla famosa sentenza della Corte Costituzionale che ci ha spiegato delle cose in merito al matrimonio gay. Puoi dirci qualche cosa in tal senso e puoi farci anche un po', che ne so, una breve storia dell'Associazione Radicale Certi Riti impegnata Sì, su questo però volevo tema. fare una piccola premessa rispondendo alla domanda dalla chat, perché io purtroppo ho la sfortuna di avere in famiglia un democristiano, che è mio padre. E tra l'altro lui vanta, e io siccome sono del sud, sono calabrese, dice che gli scudi crociati, lo scudo crociato, è molto presente nel sud, celato dietro ex di Forza Italia, ex di, oppure personaggi dell'UDC, personaggi vicini a Buttiglione, Casini. E volevo semplicemente dire una cosa, cioè un personaggio come Casini parla tanto di appunto di inciviltà, parla di tutte queste cose qua, però poi alla fine ha adottato una battaglia radicale
giusto, ha utilizzato anzi uno strumento radicale che è quello del divorzio, perché Cassini è divorziato. Se non fosse stato per i radicali, Cassini non poteva divorziare, penso io. Cioè, o comunque Cassini, che è tanto cattolico, che dice di essere cattolico, e quindi però ha utilizzato il divorzio per divorziare dalla sua precedente compagna. Quindi, secondo me, è già una questione di incoerenza. Purtroppo questo lato dell'incoerenza rappresenta non soltanto la questione, diciamo, del matrimonio, quindi la Rosi Bindi, rappresenta anche il problema dei partiti, perché molte volte l'incoerenza, quello che si dice in realtà nel pubblico e quello che poi realmente si fa nella vita privata, è quello che per me rappresenta anche il problema della democrazia nei partiti. Cioè, noi ci barrichiamo dietro a dei dogmi morali e poi alla fine non riusciamo però a essere noi stessi. Io mi sento radicale anche perché mi sento libero. Cioè, far parte del partito radicale significa proprio questo, secondo me, essere libero. E per arrivare a dire che sono radicale, ci ho messo un po' di tempo, quando ero paura della politica, perché nessuno mi rappresentava veramente. Quando poi ho fatto un giretto a Torre Argentina, mi sono reso conto che esistono tanti pensieri all'interno del mondo radicale, che veramente il mondo radicale per me rappresenta una varietà di possibilità che è difficile invece da rispondere. Invece alla domanda che mi hai fatto tu, Marco, in questo momento, sì, la Corte Costituzionale si è espressa in maniera molto chiara, ha detto che deve essere rimossa questo, diciamo, un attimo, mi sentite? Dice che l'audio non mi sente bene. Marco, mi senti? Ti sentiamo. Ok, perfetto. Cioè, deve essere rimossa questa lacuna che c'è. Claudia, per esempio, prima parlava del matrimonio, se come fosse inteso nella Costituzione. Nella Costituzione il matrimonio è inteso come è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, quindi non si parla di sesso, uomo, donna, e con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Quindi di uomo e donna non se ne parla assolutamente, si parla di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, quindi indipendentemente dal sesso dei coniugi. La sentenza della Corte Costituzionale che cosa ha detto? Ha detto che quello che è effettivamente una lacuna giuridica, cioè l'assenza di un diritto che invece dovrebbe essere sancito dalla legge e quindi è incorporato nella legislazione e dovrebbe essere ascoltato dai partiti, qualora non dovessero i partiti ascoltare questa mancanza e quindi porre fine a questo vulnus giuridico, si prenderebbe la briga la Corte Costituzionale, quindi anche il legislatore, di poter legiferare in merito al matrimonio gay. Adesso anche Enrico ha detto qualcosa che mi ha colpito, che parlava appunto, dicevo, non riusciamo magari a ottenere la battaglia del matrimonio, però possiamo avere qualcosa, che ne so, i Dico, i Pax. Però in quel caso è anche un matrimonio di serie B. I radicali, Pannella lo disse questo, parlava di riforma del diritto di famiglia, che non parla solo di matrimonio, si parla anche di divorzio breve, si parla anche di tante altre situazioni inerenti all'istituto del matrimonio, che in sé effettivamente è un istituto molto vecchio. Cioè, io credo che la battaglia non sia quella. Noi partiamo dalla battaglia del matrimonio per scardinare, diciamo, un'ideologia che è quella che il matrimonio è fondato solo ed esclusivamente tra uomo e donna, e soprattutto parliamo di matrimonio civile. Infatti l'errore che secondo me viene fatto da un personaggio come Rosi Bindi o dallo stesso Cassini, è voler accostare il matrimonio religioso a quello civile, quando in realtà il matrimonio religioso, a me personalmente o a tutti gli altri che sono omosessuali, non credo interessi. Perché qui parliamo solo di matrimonio civile, di diritti, il diritto di succedere, il diritto dell'assistenza in ospedale, il diritto della reversibilità della pensione, parliamo di diritti. Quindi quando si parla di matrimonio si parla dell'estensione dei diritti matrimoniali, diritti alle volte patrimoniali, cioè non parliamo solo di esclusivamente che cosa, del vincolo in sé. Ecco perché dico che alla fine la riforma del diritto di famiglia è una cosa necessaria, perché sennò a questo punto è come se noi svendessimo un modo di essere e creeremmo delle persone di serie A e delle persone di serie B, ovvero gli eterosessuali che possono beneficiare in toto di alcuni diritti e gli omosessuali che invece si devono accontentare del contentino, un po' come si
se avete studiato mai il diritto romano, c'era la questione dei plebei e dei patrizi, un po' la stessa cosa, cioè i plebei si dovevano accontentare della legge non scritta e invece i patrizi avevano le leggi scritte ed erano difesi e tutelati. Cioè, per me sembra la stessa identica cosa. Quindi io pongo, diciamo, la questione del matrimonio come la questione dell'antiproibizionismo, come le questioni della democrazia all'interno dei partiti, in una questione di rispetto, rispetto dell'individuo. Il rispetto dell'individuo da cosa parte? Dalla libera scelta dell'individuo all'autodeterminismo. Cioè l'individuo nasce e deve scegliere, come sceglie per la religione con il libero arbitrio che gli è dato da Dio, anche dinanzi alla legge, che logicamente non parliamo di anarchia, io parlo di libero arbitrio, libero scelta di morire, libera scelta di avere delle cure dignitose, quindi anche io sono favorevolissimo anche alla anarchia, anche alla liberalizzazione della prostituzione, cioè io sono per la liberalizzazione dell'essere umano, perché altrimenti noi rimaniamo schiavi che comunque in realtà dovrebbero temere colui che vota, dovrebbero temere il popolo e non il contrario. E a questo punto io passo la parola a Carlo, sicuramente ha sempre qualcosa da dire in tema al proibizionismo e all'antiproibizionismo in genere, non tardi perché secondo me c'è Giovanardi. Prima di far parlare nuovamente Claudia, ho però una domanda. Da noi qui liberi.tv c'è la regola che la chat ha la precedenza, le domande della chat chiaramente. C'è Gian Nicolacione, che è poi il nostro direttore, chiede ad Enrico una cosa che adesso è scappata sotto. Eccola qua. Allora, fino a quando l'elettorato della sinistra cattolica sarà considerato più utile elettoralmente e quindi da preferire rispetto all'elettorato progressista? Io credo, infatti il fatto che ringrazio il direttore per questa domanda, come si dice nei salotti buoni cani di Siri, penso che sia frutto dell'antica... mi manca la parola, sudditanza psicologica della sinistra italiana rispetto ai valori cattolici. Io non so dare una risposta a questa domanda. Io so che Carlo Rosselli nel 1928, nella sua critica al Partito Socialista Italiano, Rosselli, per chi non lo sa, è il fondatore del pensiero socialista liberale italiano, Rosselli diceva: cari compagni, se vogliamo fare del popolo italiano un popolo capace di fare le rivoluzioni, dobbiamo andarci a prendere dal pensiero borghese la passione per i diritti civili, perché soltanto così poi il popolo italiano sarà capace di fare le rivoluzioni. Sono passati 80 anni e io non ho ancora visto, adesso cominciamo a vedere che la sinistra si appassiona quantomeno per fini anche diversi da quelli che dovrebbero essere la soluzione dei problemi, si appassiona ai diritti civili. È un problema di questo paese, evidentemente è un problema di questo paese, ma visto che mi avete dato la parola mi riattacco a quello che diceva Riccardo. È ovvio, a me piacerebbe vivere in un posto dove io potrei essere libero di scegliere quando morire, di essere libero di scegliere se sposarmi o no, se adottare un bambino o no, se fumarmi una canna in libertà o no. Purtroppo dobbiamo confrontarci con la maggior parte di questo paese, o quantomeno dall'idea che la maggior parte di questo paese sia legato a un'idea conservatrice della società. E allora, piuttosto che lottare in modo meraviglioso, ti ripeto, io ho un DNA radicale, in modo meraviglioso per la libertà di tutti quanti, io vorrei che, purtroppo, non dico a piccoli passi, ma cominciando a risolvere i problemi, in questo paese passi l'idea che un altro modo di vivere è possibile, perché altrimenti, pretendendo in modo sacrosanto il matrimonio, sono d'accordo sul fatto che la Costituzione da nessuna parte dica che il matrimonio è quello tra un uomo e una donna. Purtroppo abbiamo una Corte Costituzionale conservatrice. Che facciamo? Li abbattiamo oppure cerchiamo di risolvere comunque il problema? È evidente che purtroppo dobbiamo lavorare in una maniera diversa. E allora, aborrendo l'idea dei dico, come credo ormai l'Italia abbia capito, che chi almeno segue internet ha potuto vedere i filmati, io li ritengo un'aberrazione mentale, oltre che giuridica, una
la soluzione che hanno usato in Nord Europa per vincere la resistenza dei conservatori, che è l'istituto delle unioni civili, io penso che turandoci il naso possiamo cominciare a risolvere i problemi, far vedere che non siamo questi sfascia famiglie e che la famiglia, se noi avessimo la libertà di unirci civilmente in matrimonio, perché a me il matrimonio religioso non me ne può fregare di meno, l'Italia non andrebbe a rotoli. E allora purtroppo dobbiamo lavorare così se vogliamo risolvere il problema. Se vogliamo fare testimonianza e gridare dai balconi o altrove, è un altro discorso. Io ho l'ambizione di voler dare il mio contributo a far sì che questo paese diventi un paese migliore, per ottenere un risultato, perché sennò staremo qui per altri 20 anni a ricordare le battaglie trionfali del divorzio e dell'aborto e rimanere con quelle, avendo un fine di vita inesistente, una legge 40 che castra l'ambizione dei genitori di avere i figli, la 194 in bilico, le cellule staminali che non si possono manco nominare perché sennò ce ne andiamo all'inferno direttamente, il matrimonio di omosessuali, ma manco a parlarne, tanto che poi sarebbe un'idea incivile, una violenza della natura e sulla natura. Allora, visto che purtroppo abbiamo a che fare con questa gente incivile, dobbiamo lavorare in una maniera diversa, che non ci può portare ad avere tutto e subito, e ripeto, purtroppo. Enrico, guarda, posso rispondere soltanto una cosa? Marco, scusa, devo rispondere un attimo Enrico, se no, che collego Claudia a questo. Io secondo me, scusa se lo dico, io dico soltanto un passaggio. Dico che ci vuole coraggio nel fare le cose e che ci vuole molto più Claudia Terzi, disobbedienza civile nel portare avanti la battaglia dell'antiproibizionismo. Ci vorrebbero molte più persone come Claudia Terzi che fanno disobbedienza civile e lo dovremmo fare anche noi per il matrimonio, quindi continuare e non accontentarsi. Io non mi voglio accontentare di nulla, cioè, anzi io voglio in maniera coraggiosa, non voglio dire purtroppo, io voglio dire no, anzi, siccome la battaglia del divorzio, la battaglia del fine vita sono battaglie fondamentali, come anche la battaglia d'antiprovisionismo, io dico no, facciamo disobbedienza civile, andiamo avanti, facciamo vedere a questo paese che esistiamo anche con questo, con quello che magari storcerebbero il naso. No, io voglio più Claudia Sterzi, disobbedienza civile a gogo, piantine di marijuana alle spalle, e non persone che mi dicono no, ma preferisco più fare come fanno gli altri, che mi accontento del contentino. No, io voglio il matrimonio, e se a qualcuno dà fastidio il matrimonio, se lo possono mettere dove dico io quello che gli dà fastidio. A me non interessa, io voglio il matrimonio, vuole la legalizzazione totale delle droghe leggere. Allora, a parte che non mi accontento del contentino, io me ne sbatto, se mi passate la parola, del nome dell'istituto giuridico. Io vorrei capire come facciamo disobbedienza civile sul matrimonio che ci viene negato. Andiamo tutti a chiedere, andiamo in comune tutti a chiedere le pubblicazioni, come fa l'associazione radicale dei diritti, e poi andiamo dai nostri avvocati, che sono disponibili dall'associazione radicale dei certi diritti, a fare battaglie come la fatto in corte di Cassazione, perché ci siamo andati avanti. Se tutti scendiamo in piazza a dire io voglio sposarmi, andiamo tutti al comune, riusciamo a fare una disobbedienza civile senza fare danno a nessuno, ma facendo soltanto un qualcosa. Solo le tasche di chi poi deve ricorrere alla giustizia, che voglio dire, bene, non è per tutti. Possono creare delle class action. Allora, il dibattito si sta animando. Scusa Riccardo, il dibattito si sta animando, però non possiamo trascurare Claudia. In più io vorrei aggiungere diciamo una cosa sul discorso della sentenza. La Corte Costituzionale sicuramente non ha emesso non si è pronunciato in modo coraggioso sul matrimonio gay, però una cosa l'ha detta, non ha detto tanto qui bisogna cambiare la Costituzione, ma ha detto che le unioni di persone fra lo stesso sesso è un qualcosa che merita una valorizzazione giuridica, invitando quindi il Parlamento a legiferare e dicendo espressamente, nell'ipotesi in cui ritornate di nuovo presso la Corte, che vedremo il da farsi. Sicuramente non è una sentenza coraggiosa, ma spetta alla politica andare a risolvere questo problema di mancanza di diritti. Adesso io vorrei, siamo arrivati con la trasmissione alle 22:17, quindi noi abbiamo 10 minuti, però abbiamo, siccome siamo in solare ancora, come? Stai con l'ora solare, perché sono le 23 nel frattempo e 17. È vero.
Sì, quindi ci sono rimasti soltanto 10 minuti, però essendo, volevo dire questo, siccome siamo in coda, cioè siamo l'ultima trasmissione in diretta e quindi siamo alla chiusura, cioè possiamo anche allungarci di un'altra decina di minuti senza problemi, per cui io farei un ultimo giro, partirei da Claudia, se è d'accordo, anche perché Claudia ha una domanda alla quale rispondere. C'è sempre Donato che parla e che dice: Claudia, condividi quanto dichiarato da Pannella che dice dobbiamo essere più ambiziosi, immaginare cioè una forma di unione che venga dopo i millenni del matrimonio, che duri di più e meglio di come succede oggi alla famiglia. E quindi questa è la domanda per te, Claudia, e con questo io direi che possiamo cominciare l'ultimo giro. Non Anche terrò il tempo, fate voi perché diciamo. sono d'accordo, l'ho sentita questa affermazione di Marco, l'ha fatta domenica scorsa in conversazione, l'ho sentita, credo di aver capito, credo, poi non lo so perché interpretare le parole di Pannella è sempre una cosa difficile, credo di aver capito quello che lui voleva dire, sono pienamente d'accordo, il matrimonio è un contratto, alla fine poi che cos'è il matrimonio? È un contratto. Io ricordo ancora i primi cambiamenti dell'istituto del matrimonio, perché un tempo c'era scritto poi nel codice civile, per esempio, che la moglie doveva seguire il marito, c'era una serie di regole all'interno del matrimonio, perché allora dei diritti degli omosessuali, ma nemmeno lontanamente se ne parlava, si parlava dei diritti delle donne, perché le donne erano discriminate fortemente e non era per niente paritaria la situazione uomo e donna all'interno del matrimonio, perché poi il codice civile andava a specificare una serie di sotto regolamento, nel quale appunto, per esempio, mi viene in mente questo, ce ne saranno anche altri che non ricordo, per cui se il marito cambiava città per lavoro, la moglie era tenuta a seguirlo, abbandonando quello che era il suo lavoro eventualmente, abbandonando quello che era, ma anche senza discutere, diciamo, cioè era riconosciuta per legge era riconosciuto all'uomo il potere di dirigere comunque questo matrimonio, questo gruppo che si chiamava matrimonio. Lo dirigeva lui ed era lui che era padrone di una serie di cose, a cominciare ancora anni prima dal fatto che addirittura le doti delle mogli venivano gestite dai mariti, che era una cosa enorme, cioè i soldi tuoi li gestiva lui e tu non potevi dire un accidente, e via via, fino ad arrivare appunto alle ultime cose delle quali ci siamo liberati negli anni 70, 80, mica tanto tempo fa, cioè ci sono state tante riforme del matrimonio, giustamente ci mancherebbe altro. Io penso che bisogna arrivare a questo contratto a stipularlo, certo, in maniera più aperta e più libera, più possibile, in modo che poi le persone abbiano maniera di puntualizzare i vari punti fra di sé, perché poi alla fine il contratto può anche essere, è fra due persone, io ripeto, può essere anche fra tre o fra quattro, perché non è detto che debba essere per forza soltanto per due persone. E lì si aprirà un altro capitolo di problematica e di discussioni. Sicuramente non sono d'accordo sul fatto di chi dice che non va bene, che è meglio che un bambino resti in Africa che essere adottato da una coppia gay, è un'assoluta stupidaggine, e ci mancherebbe altro, direi molto meglio da una coppia gay che lo ama e che lo vuole tenere, che ha cura di lui, che non in una casa famiglia, in un orfanotrofio, in tanti posti terribili, perché in Italia ci sono dei posti che sono terribili veramente, non tutti, ma le case famiglia sono veramente dei posti dove poi si compiono degli abusi e dei soprusi allucinanti, senza che nemmeno ci sia il sindacato ispettivo dei parlamentari come c'è nel carcere, come le comunità terapeutiche, come le residenze protette, come tante strutture dove le persone vengono rinchiuse, ora nel caso dei bambini sono gli orfanotrofi e le case famiglia, è mille volte meglio che sia adottato da due donne o da due uomini, ci mancherebbe, cioè questo mi sembra una cosa evidente che proprio urta il buonsenso dire contrariamente. E quindi un contratto libero, più libero possibile fra due persone che soprattutto tuteli, secondo me più che di matrimonio, l'importanza, io ripeto, sarà perché sono viziata da questa non importanza che si voleva dare al matrimonio appunto negli anni famosi in cui si è messo in discussione un po' tutto questo portato molto, molto schematico, molto forte che avevamo addosso, più che il matrimonio io trovo importante riuscire a avere i diritti che competono a due, tre persone, o quante sono, chi sono, di che sesso sono, che vogliano in qualche maniera riconoscere a un altro o a più altri il diritto di andarla a trovare in ospedale, il diritto di ereditare, il diritto di una serie di cose, una serie di cose, di dare un mandato a un avvocato, di andare a trovare in prigione, che ne so, una serie di cose che per adesso non sono assolutamente riconosciute se non ai parenti e a chi appunto è vincolato attraverso il matrimonio.
il concetto di matrimonio si può tranquillamente allargare. Io non so, Pannella, a che cosa esattamente si riferiva. Né mi sembra importante che duri di più, perché sinceramente non mi sembra importante poi che duri di più. Forse lui intendeva nel senso che si possono sovrapporre un matrimonio all'altro e alla fine diventa eterno, perché uno si sposa con La famiglia allargata, questa sembrerebbe, un altro e diventa ma un harem mamma mia. multisessuale, no? Praticamente. Non ho idea. Però c'erano altre due cose che volevo dire, a parte questo. Una era la risposta a Enrico che diceva è un popolo, cioè io trovo che veramente arretrata è la nostra classe dirigente. Il popolo per come lo conosco, per come ci parla tutti i giorni per strada, in autobus, nei bar, nelle file d'attesa, cioè nei posti dove incontri la gente comune, quella che è il popolo, mi sembra molto più avanti della classe dirigente, cioè già molto più pronto, magari per conformismo, delle volte in pubblico non lo dice, però se entri nelle case, nelle discussioni serali, in famiglia, a cena, eccetera. Mi sembra molto aperto a tante cose, molto più di quello che ci vogliono far sembrare poi. E quella che è veramente ottusa è la classe dirigente, purtroppo, che si attacca non so perché poi a questa cosa di dover fare un piacere alla Chiesa, quando poi la gente che va in Chiesa e che vota in base a ciò che dice la Chiesa ormai sono veramente pochi. Io non ho mai capito questa smania di fare, perché almeno non la capisco nel senso di avere il consenso degli elettori, perché gli elettori, io penso che ormai quello che dice il parroco dal pulpito ha un'importanza relativa, non è più come negli anni 50, che tutti andavano a messa e quello che diceva il prete a predica aveva un'importanza veramente forte per ciò che poi votavi. Insomma, adesso penso che sia molto meno tutto sommato, e quindi non ho mai capito questa smania per cui tutti quelli che vanno al potere prima o poi devono andare in ginocchiaggio in Vaticano, o comunque sospetto che ci siano altri motivi e non quello di raccogliere il consenso della gente. E mi è tornato in mente, purtroppo, ricordo, perché mi è venuto in mente un altro tra i Rosi Bindi, mi è venuto in mente, vi ricordo perché quando ci fu la fondazione del PD, io ero a Firenze in quel periodo, quindi l'ho visto proprio, lavoravo anche accanto alla piscina Costoli dove ci fu il convegno di formazione, e mi ricordo benissimo questo intervento che poi fu trasmesso anche alla Radio Radicale, anche in televisione, di Fassino. Chi? Fassino. Ah. Fassino si scagliò proprio, io penso, anche molto in chiave antiradicale, perché per noi allora avevamo in corso tutta una battaglia sulle cellule staminali, si scagliò contro la possibilità di manipolare gli embrioni, che lui disse mai e poi mai si potranno manipolare gli embrioni quando poi vengono manipolati tutti i giorni, perché vengono congelati, cioè se ne fa di tutte sull'embrione, senza che nessuno abbia niente da dire, e lui usò questa cosa, mai e poi mai noi possiamo pensare che sia possibile manipolare degli embrioni, usando anche un termine forte che non era nemmeno appropriato alla cosa, pur di esprimere tutto il suo disgusto verso la ricerca sulle cellule staminali, che anche quello è un discorso di proibizionismo e di antiproibizionismo, perché poi gli esperimenti sugli embrioni e sulle cellule staminali vengono fatti dove non sono permessi in maniera clandestina, con tutte le conseguenze dei fenomeni clandestini, che come sempre è uno dei motivi dell'antiproibizionismo, è questo, che un fenomeno quando è clandestino non lo quantifichi, non lo conti, non lo puoi studiare, non ci puoi agire sopra, e agisce in un mondo al di fuori completamente delle regole perché non c'è nessun tipo di controllo. E direi che io, a me va bene così, io ho finito. Grazie Claudia, grazie. Io passo la parola a Riccardo in modo che facciamo chiudere poi dopo ad Enrico. Silvana Bononcini ad Enrico gli ricorda che il 65% degli italiani è per l'eutanasia, ma sono i nostri politici, insomma, che sono proni verso Oltretevere. Allora Riccardo, ti do a te la parola così dopo facciamo chiudere ad Enrico la trasmissione, va bene? Io vorrei concludere dicendo una piccola cosa. In delle precedenti trasmissioni dello Spazio Certi Diritti abbiamo intervistato anche delle coppie, ad esempio Giuseppina Ladelfa di famiglia Arcobaleno, e lì è emerso un dato che sono più di 100.000 i figli di coppie omosessuali, che magari questi figli nemmeno vengono considerati. Cioè, pensiamo che se non vogliamo riconoscere il matrimonio, comunque non vogliamo riconoscere l'unione civile di due persone dello stesso sesso, perché magari noi pensiamo soltanto a queste due persone, pensiamo però anche che ci sono dei figli nati da coppie omosessuali che però non vengono nemmeno ad essere riconosciute dalla legge come tali. E quindi il danno è doppio.
il danno non ha soltanto una valenza patrimoniale, come qualcuno vuole far credere, il danno è un danno anche per un minore che non viene riconosciuto, un minore che alle volte nemmeno esiste per la legge, perché il genitore biologico è uno solo, e che bisogna ricorrere addirittura alla fecondazione eterologa all'estero, perché in Italia non è consentita, e qui parliamo, come dicevamo prima, di cellule staminali, di ricerca, e chi più ne ha più ne metta. Quindi io dico semplicemente, e concludo, che secondo me la battaglia cardine è quella dell'antiproibizionismo a tutto campo, perché non possiamo, come radicali, ma anche come persone civili, non definirci antiproibizionisti, se non vogliamo che il mondo, alla fine, o che una piccola classe politica, la classe dei banchieri, la classe, diciamo, dominante, decida per noi, e noi rimaniamo solo ed esclusivamente nell'angolino a vedere i nostri diritti usurpati. Quindi io dico semplicemente, votate quando andrete a votare con raziocinio, e pensate chi votate, perché siete voi a mandare al governo le persone, e poi non dovete lamentarvi se va al governo un Berlusconi di turno o qualcun altro che, parliamoci chiaro, non è quello che avevate immaginato. Grazie a tutti. Grazie a te, Riccardo. Enrico, a te la parola, così chiudiamo il cerchio per questa sera. Io non vorrei passare per un pericoloso conservatore che non sono, probabilmente è sfuggito il mio, come dire, essere a favore del matrimonio, della libera scelta dell'individuo, dell'eutanasia, dell'appropriazione assistita, della canna libera. Io sono libertario, voglio dire, che la compagna dica che il non so quanto per cento è a favore dell'eutanasia, è viva, vuol dire che la società è viva, cioè, non è, forse non mi sono spiegato, io sono a favore del matrimonio, tuttavia siccome vorrei, entro, dire, prima che il rincoglionimento senile mi condanni all'immobilismo, poter celebrare con un rito civile l'unione con il mio compagno, se non ho altra alternativa che prendermi l'unione civile alla tedesca, alla francese, che non c'è, all'inglese o alla olandese, va bene, e continueremo a lottare in questo povero paese per la parità effettiva anche nel nome degli istituti, lasciando da parte, come dire, l'amore per la libertà totale, e volendo un attimo risolvere i problemi, io sono disposto a perdere una mano pur di dare a questo paese, agli omosessuali di questo paese, alle coppie che non si possono o non si vogliono sposare di questo paese, la possibilità di regolamentare l'unione. Perché poi sono soltanto quelli che non hanno una lira, quelli che poi pagano per la mancanza di leggi a loro tutela. Ciò avviene per il divorzio, avviene per l'aborto. Chi ha i soldi va in Inghilterra in mezz'ora, ha divorziato. Chi ha i soldi va all'estero e in mezz'ora ha messo fine ad una gravidanza indesiderata, così come arriva all'impianto finalmente di un embrione, solo uno e non 800 come fanno in questo paese, grazie a questa legge poco rispettosa delle libertà. Il punto è, vogliamo fare propaganda o vogliamo risolvere i problemi della gente? Purtroppo, per risolvere i problemi della gente dobbiamo avere a che fare anche con gente incivile come Casini, perché la iattura ci ha portato a dover necessariamente interagire con questi qua. E allora tra zero e una mediazione accettabile, pur essendo per il massimo la libertà degli individui, sono disposto ad andare a trattare con il diavolo affinché questo paese inizi ad essere civile invece che stare ancorato a retaggi arcaici come ci vogliono far stare. Detto questo, voglio dire, io so che è solo una questione di tempo, anche Rosi Bindi sa che è una questione di tempo, perfino Giovanardi sa che è una questione di tempo, e che non potranno continuare a tenere questo paese bloccato ai loro antichi pregiudizi, ok? Siamo in un momento particolare, dobbiamo risolvere i problemi. La polemica, la vis polemica, la forza di urlare il desiderio di libertà, teniamocelo, però pensiamo anche che dobbiamo risolvere i problemi della gente. E tra vedere un ragazzo che va in galera perché ha più del
del bisogno, non so adesso come lo quantifichino, per uno spinello, io vorrei che questo paese finalmente riconoscesse che abbiamo vinto dei referendum sulla liberalizzazione e sulla legalizzazione della marijuana, e di questo passo andare a legalizzare le unioni tra omosessuali, andare a legalizzare le unioni tra eterosessuali non sposati, e facciamo un passo alla volta per rendere questo paese migliore, perché io ho quasi 50 anni e mi sono rotto le scatole di essere su di retaggi arcaici e di essere bloccato nella mia libertà. Ho finito. Bene, Enrico, grazie. E, siamo stati, diciamo, assolutamente, assolutamente equilibrati. E anche nei tempi, io vi ringrazio davvero per questa partecipazione. Il dibattito è stato molto, molto interessante. E, ricordo nuovamente i nostri ospiti che hanno partecipato questa sera. L'argomento di questo Liberal Pub era dedicato alla democrazia all'interno dei partiti, dal matrimonio gay alla linea politica da seguire. È stato animato questo dibattito da Claudia Sterzi e dalla Giunta di Radicali Italiani, da Riccardo Cristiano della direzione dell'Associazione Radicali Certi Diritti e da Enrico Fusco, che è responsabile diritti, cittadinanza e immigrazione della segreteria pugliese del PD. Arrivati a quest'ora, le trasmissioni di Liberi.tv terminano qui e vi rimandiamo alle prossime trasmissioni in diretta, che saranno trasmesse venerdì prossimo a partire dalle ore 21. Marco Marchese vi saluta e auguro a tutti una splendida notte. Grazie. Ciao a tutti. Buonanotte.